Gli interventi cittadini non abbiamo attualmente cittadini stessi. Procediamo quindi con gli interventi dei consiglieri. Procedo però prima con una comunicazione. È una frase che vi ho già inviato il 4 di novembre, però volevo lasciare agli atti. A seguito delle informazioni raccolte attraverso l'ufficio ente che si occupa, tra le altre cose, dei rapporti con MM, a cui sono in carico le aree per la posta d'acquedotto, vi informo che, sentito il direttore operativo di MM, la sfaltatura definitiva in via Cesari verrà eseguita nella prossima primavera estate, di quanto deve essere ancora eseguito il collaudo sulla nuova infrastruttura posata. Questa è in risposta a una mozione di Libera. Contemporaneamente mi è stato confermato che verrà chiesto un intervento di risanamento provvisorio da parte di MM al fine di colmare l'avallamento di carreggiata che crea l'inconveniente lamentato dai residenti al civico 7 della via. Capogruppo Viga no. Sì. Sì, volevo fare una breve dichiarazione che si riferisce all'ultima commissione di commercio che è stata fatta in questa settimana. Volevo porgere le mie scuse, l'ho già fatto personalmente, ma lo voglio ribadire con il consiglio, al consigliere Newsday, che a mattina della commissione, quando la commissione era già conclusa, al quale mi sono rivolto con frasi inopportune e ingiuriose. Chiedo scusa del mio comportamento e mi scuso così anche con i commissari presenti, con i cittadini che quella sera erano presenti e con i rappresentanti di un'associazione. E anche con i consiglieri della Lega, per favore, grazie, perché gli dici anche a noi queste cose. Consigliere Capogruppo Viganò, con i consiglieri della Lega, le scuse, per favore. Perché le stesse cose le dice a noi. Vabbè, non ho niente da le scuse le ho fatte, non ho nessun motivo al momento per scusarmi con i consiglieri della Lega che non per quello che hai già fatto, per quello che hai già fatto. Io la penso come c'è, stavolta la penso giusto. Capogruppo la terza. Sì. No? Ma mi ingiuri sempre. Arriva. Sempre, mi soprattutto con Pellegrini è una cosa allucinante. Stai facendo un orecchio tanto. Grazie Presidente. E dunque, il primo è un comunicato di solidarietà. Oggetto: solidarietà al giornalista Ugo Rossi per le minacce ricevute a seguito dell'articolo relativo a Forza Italia, Buonocore Iseo, pubblicato sul giornale di Zona 9 Milano 7. Con il presente comunicato, il Movimento 5 Stelle di Zona 9 esprime la massima solidarietà al giornalista del giornale di Zona 9 Milano 7. Quanto avvenuto e denunciato da Ugo Rossi viene da noi ritenuto di estrema gravità. Qualunque sia l'espressione, le minacce e le intimidazioni rappresentano il grado di inciviltà in cui viviamo. Sventurata la terra che ha bisogno di eroi, scriveva anni fa Bertolt Brecht. Per questo auspichiamo che, oltre alla solidarietà scritta e ufficiale nostra e di altri, si aggiunga anche la solidarietà silenziosa della società civile e dei cittadini. Questa mozione invece che vado a leggere, io spererei che diventasse urgente, se non altro proprio per la maggioranza di cui è caratterizzata questo Consiglio di zona. Milano difende la Costituzione, è l'oggetto di questa mozione. Rilevato che in questi giorni è in discussione in Parlamento il disegno di legge 813b, istituzione del Comitato Parlamentare per le Riforme Costituzionali ed Elettorali, per la modifica della Carta Costituzionale, in deroga all'articolo 138 della Costituzione della Repubblica Italiana.
L'articolo 138 così recita: le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte al referendum popolare quando, entro 3 mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda 1/5 dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 consigli regionali. La legge sottoposta al referendum non è promulgata se non approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo al referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti. Rilevato inoltre che Milano è città medaglia d'oro della Resistenza, si chiede al sindaco di Milano di assumere pubblicamente una posizione netta rispetto al disegno di legge 813b, di esporre sulla facciata di Palazzo Marino, fino alla data della relativa votazione alla Camera dei Deputati, uno striscione recante la dicitura Milano difende la Costituzione. Questa mozione la faremo girare, quindi anche con il sorriso dell'ex capogruppo amareggiato Bina, che già mi lascia intravedere una indisponibilità nell'appoggio del PD. Processo di iscrizione. No, vedevo la faccia. Questa invece la togliamo. Invece l'ultima è un'interrogazione che già avevo preannunciato alla Presidente della Commissione Educazione dello Consolo. È un'interrogazione a risposta scritta riguardo la mensa ISEO, sopralluogo, certificato di agibilità e trasmissione della delibera agli uffici competenti. Rilevato che il 17 di ottobre, quindi a metà ottobre, questo Consiglio di zona ha deliberato all'unanimità la mozione urgente, richiesta sopralluogo scuola ISEO, refettorio e centro cottura, in cui si chiedeva anche copia del certificato di agibilità. In data 6/11, la Presidente della Commissione Educazione del Consiglio di zona 9 ha inviato una comunicazione in cui viene comunicato che il refettorio è agibile. Tale agibilità è attestata dai dipendenti comunali, architetto Mancuso e ingegner Lotumolo, che ne attesta la fruibilità in sicurezza. Tale intervento è avvenuto a seguito della comunicazione del 25 ottobre del consigliere comunale Marco Cormio. Il sopralluogo è stato eseguito il 29 ottobre 2013. Si chiede al Presidente del Consiglio di zona 9 perché gli uffici comunali preposti non sono stati tempestivamente avvisati della delibera del Consiglio di zona 9 del 17 di ottobre, dal momento che lo stesso ufficio ha ritenuto di intervenire addirittura ad una segnalazione arrivata 8 giorni dopo, ovvero del 25 ottobre, e consegnata da un consigliere comunale. Tra parentesi, il consigliere comunale Marco Cormio non è presidente della Commissione Educazione, ma è il presidente della Commissione Politiche Sociali, che quindi nulla ha a che vedere con l'oggetto. Se il responsabile della sicurezza è il dirigente scolastico e se il 15 di ottobre la Presidente della Commissione Educazione del Consiglio di zona 9 ha eseguito il sopralluogo, perché gli uffici comunali non hanno dato nessun seguito? Le segnalazioni di emergenza, è forse meglio che ogni consigliere le protocolli e li invii direttamente all'ufficio competente? Questo piccolo avvenimento testimonia che qualcosa di grosso non funziona nel Consiglio di zona 9. Segnala che ci sono seri problemi di comunicazione. Come pensa di porre rimedio, almeno la Presidente, visto che è l'unica in quest'Aula impiegata a tempo pieno e quindi che ha l'unica responsabile di tutto il funzionamento della struttura, almeno rispetto a noi consiglieri? Grazie. Ho
Consigliere Pellegrini. Grazie Presidente, buonasera colleghi. Allora, riprendendo quanto detto dalla terza, non nello specifico ma in generale, parlando di comunicazione e di risposte a delle interrogazioni, oggi il mio consigliere Bastoni ha depositato, nella Lega Nord, il consiglio comunale ha depositato una interrogazione che vi vengo a leggere perché è abbastanza interessante. Interrogazione urgente. Mancata risposta a interrogazioni presentate dal consigliere di zona 9 del gruppo Lega Nord. Premesso che l'articolo 11,1 del vigente regolamento del centramento territoriale individua tra le prerogative dei consiglieri di circoscrizione anche quella di presentare interrogazioni. Premesso che le modalità di esercizio delle suddette prerogative sono disciplinate dal regolamento di zona, in assenza del quale si fa riferimento al regolamento delle ordinanze del Consiglio Comunale. Premesso che il comma 2 del predetto articolo 11 stabilisce parità di diritti tra consiglieri di zona e consiglieri comunali nell'ottenimento di qualsiasi informazione utile all'espletamento del loro mandato. Premesso che l'articolo 30 del regolamento dell'accentramento territoriale prevede altresì la possibilità per i consiglieri circoscrizionali di proporre interrogazioni e istanze agli organi centrali per chiedere ragioni di comportamento o aspetti dell'attività dell'ente e esporre necessità di prospettare assunzioni di provvedimenti. Premesso che il comma 2 dell'articolo 30 del suddetto regolamento stabilisce che la risposta all'interrogazione da parte del sindaco o dell'assessore competente deve essere data entro 45 giorni dalla data di protocollo di ricevimento. Considerato che diverse interrogazioni presentate da consiglieri del gruppo Lega Nord del Consiglio di zona 9 non hanno ricevuto alcun riscontro entro il succitato termine dei 45 giorni. Considerato che anche i successivi solleciti inoltrati non hanno ottenuto una sorte migliore, considerato che il comportamento di mancata risposta all'interrogazione, oltre ad essere in palese contrasto con i vigenti regolamenti, costituisce un'assenza di rispetto nei confronti del lavoro svolto nell'interesse dell'intera comunità da parte di persone elette democraticamente dai cittadini milanesi. Interroga il sindaco Giuliano Pisapia per sapere se è a conoscenza della situazione sopra descritta, questo lo è perché ne abbiamo mandato anche lui. 2. Quali sono le motivazioni per cui non si dà risposta alle interrogazioni presentate dal consigliere del gruppo del Consiglio di zona 9? 3. Quali interventi o provvedimenti intende attuare affinché non si abbiano più a verificare tali gravi lacune che impediscono di fatto ai consiglieri zonali di espletare compiutamente e legittimamente il loro mandato istituzionale. Scusate se vi ho deviato, però era il completamento del lavoro che non volevamo arrivare a fare, perché avevamo inoltrato un'interrogazione in Consiglio di zona 9, riguardava in oggetto i riscontri per interrogazioni. Ahimè, qua siamo di fronte ad un'amministrazione sorda, cieca, che non riesce a guardare alle carte, adesso anche il consigliere della terza ha appena detto, che non riesce a dare risposta. Io spero che non riesca, ma non che non voglia, perché io invece, a differenza del consigliere della terza, ho dubbi sul non volere, sul non potere, ma credo che ci sia un comportamento che sia voluto. Questo lo dico perché non è possibile che dopo 10, 15, 12 solleciti inviati alle attenzioni del consigliere, degli assessori, del sindaco, del presidente di zona, che io qua comunque non coinvolgo nella polemica perché ha sempre fatto il suo dovere, spesso e volentieri ha inoltrato le richieste da me e da noi inviate, però dobbiamo dire che veramente è vergognoso il comportamento che l'amministrazione comunale rivolge ai consiglieri di opposizione, in questo caso il consigliere della Lega Nord. Io spero che tra 45 giorni possiamo avere la valanga di risposte alle interrogazioni e alle legittime presentate qua, perché sennò veramente altro che decentramento, altro che fare commissioni per devolvere i poteri ai consigli di zona e rendere i municipi. Ma come? Ma cosa? Se non siamo in grado di dare due risposte ai consiglieri che presentano delle interrogazioni. Ritorno invece sul lavoro compiuto sul territorio da noi consiglieri, presentando due segnalazioni, una che riguarda la messa in sicurezza delle griglie di protezione
che sorgono alla base delle piante in via Arezzo. Sono griglie che purtroppo sono sollevate probabilmente dalle abbondanti piogge e comunque da magari la scarsa manutenzione che purtroppo per le risorse che non ci sono, comunque non che non ci sono, ma che non si vogliono trovare, perché noi come Lega chiediamo sempre che venga fatto, spero presto, il federalismo. E quindi risorse ce ne saranno di nuovo. E quindi chiediamo un immediato intervento dal settore, credo, del verde per ristabilire le condizioni di sicurezza in quest'area che è via Arezzo. L'altra invece riguarda invece un problema più importante che abbiamo anche qua sollevato il Consiglio di zona più volte, abbiamo scritto agli assessori competenti, ma vediamo che le strisce blu abusive continuano a permanere sul territorio di Viale Suzzani, soprattutto sul controviale di Fulvio Testi. Sono le famose strisce blu che sono inserite in ambienti dove prima era vietato parcheggiare, oggi invece sono lì e purtroppo nessuno le ha ancora modificate. Voglio leggerlo perché diventa più chiaro anche per i cittadini che ci ascoltano da casa. Verifica strisce blu via Suzzani. Si segnala la necessità di un intervento da parte dei settori comunali competenti al fine di effettuare le opportune verifiche riguardo alla situazione di grave pericolo stradale sorto in seguito alla tracciatura delle strisce blu a meno di 5 metri dagli attraversamenti pedonali. È una violazione dell'articolo 40 del codice stradale, in prossimità degli incroci e in buona e in ogni luogo prima interdetti alla sosta. In allegato leghiamo le foto che riprendono la zona dell'Esselunga, Viale Suzzani, dove proprio all'uscita si trovano queste strisce che creano ostacolo alla visione delle auto in procinto di attraversare la strada. Quindi nell'uscita si incontrano seri problemi, perché se sono parcheggiate delle auto proprio nell'angolo dove c'è poi l'uscita, ci sono seri pericoli. Ho ricevuto molte segnalazioni da parte dei fruitori del supermercato. L'altra importante è quella proprio all'incrocio tra via Santa Monica, è proprio cioè, lo spazio che delimita la striscia blu, che proprio è si mette proprio all'incrocio dove c'è l'impianto semaforico. Sono tutte situazioni da verificare, avevamo già chiesto tempo prima le verifiche, non abbiamo avuto alcun riscontro, lo rifacciamo risegnalando e pregando l'amministrazione di fare il proprio lavoro e di rendere poi risposta nei tempi previsti. L'ultima cosa, e poi chiudo, prendo in considerazione l'ultima delibera di settimana scorsa, del 21 ottobre, scusate, che aveva in oggetto la concessione a titolo gratuito delle due aule della scuola Mediaschool per dei corsi di lingua araba, che poi in realtà, come si è visto, non sono mai state, non è mai stata questo il vero oggetto, ma il vero oggetto era altro. Leggendo i titoli di giornale, leggendo anche gli articoli, noi volevamo chiedere al Presidente se aveva notizie da parte dell'assessore Capelli, che nel virgolettato chiede in un'intervista dove anche il Presidente interviene, esprime la volontà di vederci chiaro su questa situazione. Noi speriamo di avere delle risposte ufficiali da parte del Presidente di zona, visto che l'assessore Capelli si è messo a due gambe nella situazione, chiedendo chiarimenti sia al Consiglio di zona, credo anche alla scuola. Alcune voci mi dicono che il Consiglio di istituto, Presidente, cioè Presidente lo consolo, ascolti perché questo riguarda anche lei, visto che lei è assidua frequentatrice di social forum, quindi scrive, è stato preso in esame un suo commento dove scaricava la responsabilità della delibera al voto il voto unanime del Consiglio d'Istituto per questo tipo di progetto. Voglio chiarire, perché ho sentito alcuni membri del Consiglio, che il loro voto
non è stato sul progetto complessivo che ne esce con la religione islamica all'interno delle attività e il Corano, le letture del Corano, ma è stato fatto in relazione alla richiesta che gli è stata posta dalla scuola, che era soprattutto per il corso di lingua. Quindi, per cortesia, vicepresidente del consolo, attenzione a scaricare delle responsabilità che le responsabilità non sono del Consiglio d'Istituto. Il Consiglio d'Istituto ha deliberato per la scuola l'arabo, quindi della lingua arabo, ma non per la religione islamica o per la scuola elementare parallela. Quindi attenzione a dire queste cose perché sono veramente inopportune e non vere. Grazie. Presidente Sini. Buonasera a tutti. Cercherò di essere breve per queste comunicazioni. Comincio subito dal comunicarvi che domani pomeriggio alle 16 a Palazzo Marino ci sarà una conferenza stampa dell'assessore nonché vice sindaco De Cesaris relativamente alla presentazione dei nuovi vincoli ambientali sulla città di Milano. In particolare si tratterà, si sarà presentato il vincolo di cui abbiamo discusso un mese fa sul Paolo Pini e sul Lex Piopetto. Verrà praticamente annunciato che si è attivato il procedimento amministrativo per apporre appunto il vincolo. Direi che c'è una buona notizia, nel senso che questo consiglio di zona ormai da più di due anni si sta facendo per Paolo Pini e per l'ex Corpeto affinché rimanga quello che è sempre stata, vediamo che va a essere un'area pubblica di uso pubblico a verde e a servizi, e quindi si sta in qualche modo attuando la nostra previsione. Poi comunico, dovrebbe essere già stato comunicato via mail, avevo comunicato ufficialmente questa sera che il giorno 26 novembre, martedì sera, alle 18 fino alle 21, ci sarà l'assemblea pubblica che riguarderà la problematica relativa alla Bovisa, alla zona di Gasolio, Bovisa Gasolio, quindi il giorno 26 novembre. Sarà al Politecnico della Bovisa che durando, in questo momento non vi so dire l'aula, diciamo, il padiglione, ma comunque arriveranno qua le informazioni ufficiali e quindi potrete saperlo. Ovviamente si parlerà prevalentemente di tutte le questioni relative alle bonifiche delle aree, perché come sapete l'elemento cardine di tutta l'operazione di riqualificazione e riutilizzo delle aree all'interno del perimetro del ferroviario, sia della cintura ferroviaria che della ferrovia a Milano, è la questione della bonifica. Poi mi sono arrivate la documentazione relativa a tutte le delibere che questo consiglio di zona ha approvato negli ultimi due anni e mezzo. Questo elenco mi è stato mandato mia richiesta per chiedere a tutti voi, innanzitutto voi presidenti delle commissioni, poi come capigruppo e come consigliere di zona, a proposito l'oggetto qual è? È l'aggiornamento del piano dei servizi. Ci viene richiesto tra le altre cose anche di dire, comunicare alla stazione centrale quali sono le delibere che il consiglio di zona ha fatto che riguardano eventualmente l'aggiornamento del piano dei servizi, che in qualche modo c'entrano sul piano dei servizi. Quindi delibere su richieste di adeguamento, di intervento su servizi pubblici, chiaramente non certo servizi convenzionati, ma solo su servizi di proprietà comunale ovviamente, e aree verdi. Quindi è una richiesta che ci viene fatta e che io ho girato a tutti i consiglieri che se vogliono partecipare, collaborare, lo possono fare. Lunedì prossimo con la Commissione Territorio sarà l'ordine del giorno, il proseguimento della discussione del piano dei servizi, anche questo tipo di problematiche. Colgo l'occasione per dirvi che ci tratteremo anche, come qualcuno avrà visto nell'ordine del giorno, anche la questione di Alvaro. Ci sono informalmente delle novità che la vigilanza urbana
ci ha trasmesso informalmente, ovviamente, che dovranno essere formalizzate, mi auguro, entro la data della commissione, e per cui possiamo, rispetto alla commissione che abbiamo fatto un mese fa, diciamo di fare un passo avanti e valutare eventualmente delle soluzioni da proporre poi all'amministrazione comunale centrale per risolvere la problematica che qui c'è stata ben rappresentata dai funzionari, dagli insegnanti della scuola del parco. Per cui lunedì vedremo un attimo di piace questo tema. Vi ringrazio. Tutto il resto è noia. Presidente Veroni. Grazie. Buonasera a tutti. No, volevo solamente ricordarvi, visto che è già anche l'anno scorso non è stata fatta con l'enfasi necessaria da parte degli organizzatori, che il 30 di novembre c'è la giornata nazionale della colletta alimentare. E da allora volevo ricordarlo, visto che anche quest'anno purtroppo con la carenza di fondi che non abbiamo, possiamo mettere in posizione, con la mancanza da parte di loro di una richiesta formale, comunque volevo invitare tutti quanti a partecipare alla giornata. Volevo solamente appunto, visto che il rappresentante che mi ha contattato, per tornare in Giardino, no? C'è stato un piccolo disguido, il punto della COP di Alvigno è stato portato al Villa che c'è all'isola del problema mia. Comunque gli altri punti sono. Sì, esatto, è quello. Quindi quelli che erano cose di andare in Giardino, se vogliono possono andare lì, o comunque sono le altre sedi deputate che verranno anche magari tutto il giorno, per tutto il giorno verrà svolta questa iniziativa. Quindi volevo solamente ricordarlo e chiedervi di partecipare attivamente. Grazie. Grazie Presidente Veroni, capogruppo Pergo. Sì, grazie Presidente. Prima di tutto presenterò un'interrogazione urgente sul centro di urna integrato Alzheimer di via Follini 4. Premesso che con lettera di data 24/10/2013 la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, gestrice del centro di urna integrato Alzheimer di via Follini 4, ha comunicato ai familiari degli ospiti che il 31 dicembre 2013, tra brevissimo, scadrà la concessione che le ha affidato lo stabile in oggetto, che la suddetta nota è stata indirizzata per conoscenza al settore anziani del Comune di Milano, che la Fondazione sta valutando possibili soluzioni in zona per poter dare continuità al servizio erogato. Considerato che al momento non sarebbero disponibili altre strutture specificatamente dedicate agli ospiti, che quindi non tutti gli ospiti potranno trovare un'adeguata sistemazione a causa appunto della specificità della loro patologia, ritenuto incomprensibile il fatto che, in assenza di altre idonee strutture, non si sia proceduto al rinnovo della concessione in argomento, inaccettabile quindi i conseguenti disagi che dovranno affrontare sia gli ospiti del centro di urna integrato Alzheimer che i loro familiari nel reperire un altro eventuale istituto d'accoglienza, si interroga il sindaco Giuliano Pisapia e assessori Benelli e Maiorino per sapere le motivazioni per cui non viene più rinnovata la concessione in scadenza al 31/12/2013, nonostante la situazione di difficoltà che si verrà a creare per gli utenti del servizio e per i loro familiari, e quale destinazione d'uso avrà la palazzina di Apollini 4. Si chiede risposta scritta alla presente interrogazione. Il problema è di grave urgenza e soprattutto di incomprensibilità di quello che sta accadendo. Questa struttura è da più di 20 anni un centro importante per tutti i familiari che hanno problemi, che hanno familiari con problemi legati all'Alzheimer. Noi che siamo i primi a sostenere e tutelare i familiari con la creazione di sportelli dovremmo essere i primi anche a interessarci nel far sì che una struttura importante che non ha alternative in zona non venga più mancata, soprattutto per capire perché quella struttura di proprietà comunale non venga più ridata per l'utilizzo che per 20 anni è stato importante, e capire quali sono le intenzioni sul punto del comune su quella struttura. Grazie. Vorrei poi unirmi
in qualche maniera, ha una richiesta, una lettera che è pervenuta dal Comitato Quartiere Comasina, indirizzata al Sindaco Pisapia, a vari assessori, anche a lei presente del Consiglio di Zona, in cui si evidenzia per l'ennesima volta lo stato di grave degrado ed abbandono di Piazza Gasparri. Col mese di novembre l'assessore Ivanelli aveva promesso che sarebbero quantomeno partiti lavori per il rifacimento dei sottoservizi della fognatura in piazza, il primo dei tanti gravi problemi che la piazza ha. Ad oggi ancora nulla di questo è successo. Si vuole capire se effettivamente si avrà intenzione di, da parte della stazione comunale, procedere alla prima riqualificazione partendo dai sottoservizi, per poi magari anche una primaria sistemazione di tutti i gradoni in pietra, le panchine che sono presenti sull'area, che sono diverse, distrutte, sono pericolose per il passaggio dei bambini, c'è il parcheggio abusivo che è impraticabile là, ci sono tanti tanti problemi che anche con sopralluoghi della polizia locale si era detto che sarebbero andate a risoluzione, che invece continuano ad aggravarsi. Quindi mi associo alla richiesta per il Comune di Quartiere, sperando che l'ignavia dell'amministrazione abbia termine e si cominci a intervenire su quell'area sulla quale abbiamo anche deliberato di fare i mercatini di Natale. Perciò, ripeto, se abbiamo così tanta considerazione per quell'area, lasciarla andare in degrado senza il minimo segnale di interesse, facendo soltanto le promesse vane, mi sembra assolutamente ingiusto per il quartiere. E ultima richiesta, speriamo che effettivamente, sembra da una dichiarazione dell'assessore Rozza, si ponga a termine l'altro problema dell'incrocio chiese testi Ponale, con lo smantellamento del vecchio marciapiede provvisorio per la fermata dell'autobus, per permettere un deflusso dei veicoli che sia finalmente accettabile, permetta di non creare code chilometri di quel tratto a danno dei cittadini che sono residenti e di tutti quelli che vi trastano quotidianamente. Grazie. Consigliere Luzzi. Grazie Presidente. Volevo segnalare un problema che è in zona riguardo al quartiere di Rocca ed è relativo alla presenza di zingari nell'aria dell'ex progetto destro. Un anno fa è stata votata una mozione in questo consiglio, sta bocciata. Attualmente la situazione è quella che c'è da questa parte, cioè accostamento di zingari con disagio per la cittadinanza, presenza davanti al supermercato di Piazza della Sviluziana, mendicanti, fermano donne, fermano tutti, presenza assolutamente molesta, come anche può testimoniare la consigliera Santoglienza, che prima di zingari la zona di Cocca, per cui lo segnalo, se presento la mozione non la presento perché so già che l'ideologia di questa maggioranza la boccia e quindi tappandosi gli occhi di fronte a quello che è un problema reale, tuttavia io lo presento perché ho obbligo e responsabilità di fronte ai cittadini che mi hanno votato e non di garantire che il quartiere in cui viviamo sia un quartiere sicuro e edibile. Grazie. Vicepresidente Alfonso. Grazie Presidente. Molto velocemente per informare che con oggi stanno montando i ponteggi della facciata esterna della scuola di Diego Pietro da Busso e quindi si avvia, diciamo, la seconda fase dei lavori, che è quella che riguarderà appunto la facciata e la sostituzione dei serramenti. E poi desideravo informarvi che però sempre all'interno della scuola di Diego Freddo da Bussolo c'è un problema alla caldaia del secondo piano, c'è un problema alla caldaia che non consente un riscaldamento corretto del secondo piano e sto sollecitando gli uffici tecnici affinché mi diano risposte riguardanti questo problema. Grazie. Grazie consigliere.
6. Grazie. Volevo chiedere un aggiornamento, se possibile, visto che c'è il direttore di settore, sui lavori che si stanno effettuando all'interno della, di Villa Litta, nell'area, nello spazio che è stato messo a bando per le associazioni. Mi è stato detto dai, dagli operai, dai lavoratori che stanno facendo l'impianto elettrico e stanno facendo anche delle, dei muri, spostando i muri, quindi visto che quando abbiamo fatto la sopralluogo e abbiamo fatto la discussione con abbiamo aperto la discussione con i cittadini, i requisiti, delle caratteristiche del locale erano in un certo modo, ora stanno in qualche modo cambiando, vorrei capire che tipo di modifiche si stanno facendo. E l'altra cosa è, volevo ricordare che noi abbiamo deliberato più di 4 settimane fa di la convocazione di una commissione ambiente per discutere, per capire come, in base a cosa sono state prese le decisioni per investimento sulle vasche di laminazione del sito. Non abbiamo avuto ancora nessun tipo di aggiornamento al riguardo. E è chiaro che se non arriveremo ad avere questa commissione ci muoveremo noi per organizzare, direttamente con gli assessorati, per organizzare un'assemblea pubblica con i cittadini fuori dalla commissione ambiente. Grazie. Presidente Santoiena. Grazie. Volevo anche sentire il consigliere Luzzi, perché anch'io dovrei fare una segnalazione sul campo Roma di Abusivo, che è via Pietro Alberto Bonelli, l'ex area Vesta, dove devono fare, c'è un campo Abusivo Nomadi. Quindi devo segnalarlo agli uffici per... Sì, no, non perché girano nel quartiere di Mosca e molestano le persone, perché questi nomadi hanno diritto. Grazie Presidente, io intervengo a riguardo di... intervengo riguardo ad una formazione che, di cui ho preso visione. Vedo che c'è un po' di inconsapevolezza rispetto alla condizione di Piazzale Ragusa. Luglio la giunta comunale ha approvato una delibera la quale appunto prevedeva lo spostamento del mercato in via definitiva presso Viale Zara. Nel contempo è previsto temporaneamente lo spostamento presso quelle che erano le vie che allora ospitavano il mercato. Quella che è l'osservazione che volevo porre all'attenzione dei consiglieri, qualora non avessero avuto modo di leggere la delibera, è che effettivamente la delibera presuppone la diminuzione di numero 24 banchi dati dalla differenza tra il numero degli attuali e il numero, la differenza del numero di quelle che andrebbero collocate. Quindi effettivamente c'è una diminuzione pari a numero 24 di banchi che sarebbero poi ricollocati in quest'area. Quindi effettivamente il problema sussiste ed è per questo che mi sento di poter esprimere liberamente il mio parere riguardo alla manifestazione che il Confcommercio ha detto già dal giorno 11, alla quale avrò modo sicuramente di partecipare e affermare con convinzione quella che è stata la posizione di tutto il gruppo del Popolo della Libertà fino ad oggi, ovvero che non si gioca con il lavoro delle persone, ma come amministrazione comunale bisognerebbe avere l'obiettivo, congiuntamente a magari anche le associazioni di categoria, quindi avere modo di ascoltare,
producendo poi provvedimenti che non vincolano il lavoro, non impediscono il lavoro, ma anziché lo agevolano. Grazie. Presidente Quadriciocchi. Sì, due brevissime comunicazioni. La prima è, ricordo tutti che questi tre giorni sono i tre giorni dei beni confiscati, questi sono i beni confiscati alla mafia. Quindi ci saranno tantissimi eventi su Milano, appunto questo tema molto delicato e importante. In zona 9 vi segnaliamo che ci sarà, saranno alcune iniziative molto interessanti, ci sarà l'inaugurazione dell'ETA 31 della Casa Accoglienza Anziani, questa è uno degli spazi che fortuna il Comune di Milano, la Giunta ha recuperato appunto tra i beni confiscati alla mafia. In più partirà una raccolta firme per una proposta di legge iniziativa contro il gioco d'azzardo, e anche questa è una cosa molto interessante da sostenere. La Commissione Commercio ha già affrontato più volte questo anno questa delicata situazione, quindi ha pieno appoggio appunto a questa proposta di legge iniziativa popolare contro il gioco d'azzardo. Per finire, collegandomi appunto al discorso di gioco d'azzardo, voglio ricordare che c'è un aperitivo via degli Elder 29 sabato 9 novembre alle 19 in un bar No Slot, che è un bar che appunto è uno dei presidi commerciali che hanno rifiutato e rifiutano appunto le slot machine, e quindi anche questa è un'iniziativa molto interessante che è appunto all'interno della tre giorni di quello che sta chiamando. Grazie Presidente Quadriciocchi, all'integrazione di quanto ha detto il Presidente, vi invito poi a collegarvi sul sito del Comune di Milano in modo tale da avere tutte le informazioni utili per questi tre giorni del Festival dei beni confiscati alla mafia. Ricordo che il 10, quindi domenica, ci sarà anche un'iniziativa presso l'Iseo, presso lo spazio che è stato inaugurato poco tempo fa, e presso proprio il campo sportivo ci saranno attività sportive e momenti di intrattenimento e anche una presentazione di un libro. Sul sito del Comune di Milano trovate tutti i dettagli per quanto riguarda gli orari e le varie località. Era l'ultima informazione. Passiamo alla nomina degli scrutatori. Consigliere Ferrando, consigliere Rossi, capogruppo Indovina. Abbiamo verbali da ratificare, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Iscrizione dell'associazione Progetto Mira Onlus all'albo zonale delle associazioni. Mettiamo in votazione. Stiamo votando l'iscrizione all'albo zonale dell'associazione Mirolus. Chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 33, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero 2, approvazione dell'iniziativa da realizzarsi in occasione della giornata internazionale sulla violenza sulle donne, a cura della cooperativa sociale di Acqua. La parola al Presidente della Commissione Politiche e Sociali, Roberto Meroni. Sì, grazie Presidente. Allora, la relazione, onorevole Consiglio, le commissioni cultura e politiche sociali e salute ed educazione, riunitisi congiuntamente il giorno 23/10/2013, hanno preso in esame la seguente proposta a cura della cooperativa sociale Cerchi d'Acqua, SR. Proposta. L'iniziativa che si terrà in data da definirsi intorno al 27 novembre e magari si terrà la settimana successiva prevede la realizzazione di un momento informativo ed educativo sul tema della violenza sulle donne
con reddito musicale, presentazione del problema della violenza e dell'attività dei centri antiviolenza, il tavolo di discussione. Il programma prevedrà la trasmissione di contenuti adatti ad un pubblico di adulti e di adolescenti. All'evento parteciperà anche la fotografa Alessandra Montella, che illustrerà il suo progetto fotografico Essere Donne, un contest dedicato alle donne e contro la violenza maschile sulle donne. Durante l'evento verranno illustrati i servizi presenti in zona 9 e dedicati al tema specifico. Verrà inoltre cercato un diretto coinvolgimento con le scuole per la promozione ed eventuale partecipazione di diretti al progetto. Riconoscendo la profonda competenza tecnica e formativa dell'associazione proponente e valutando la proposta concorde con gli obiettivi che la Commissione congiunta si prefigge per realizzare un evento di tipo istituzionale dedicato al tema nel 2013, la Commissione approva a maggioranza un impegno di spesa di €750 dalle previste dei fondi in atto. Voglio pertanto rispondere al Consiglio a provare l'iniziativa sotto l'esempio. Grazie. Grazie. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. 34 presenti, 34 favorevoli, contrari 0, 0 approvato. Mettiamo in votazione l'immediata esigibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 26, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto successivo, concessione del patrocinio gratuito all'associazione 9x9 idee in rete per la realizzazione del progetto denominato I colori della memoria. Associazione no profit o associazione no profit per la realizzazione del progetto denominato Sprint, salone di editoria indipendente ed artista. Fondazione Don Carlo Gnocchi per la realizzazione del progetto denominato Percorsi di anno 2013-2014. Fondazione Pirelli Angar Picotta per la realizzazione dell'iniziativa denominata Progetto Intergenerazionale Il Tempo dell'Uomo, Lavoro e No. La parola alla Presidente della Commissione Cultura, Vanessa Senesi. Grazie Presidente, una precisazione, leggerò prima il punto di, relativo a Fondazione Pirelli, perché in realtà non è approvato solamente dalla Commissione Cultura, ma come è stato appunto, discusso in Commissione Congiunta, è approvato dalla Commissione Congiunta Cultura, Educazione e Politiche Sociali. L'iniziativa si pone come obiettivo di coinvolgere le nazioni diverse nella scoperta del passato e del presente della zona 9, coinvolgendo direttamente la popolazione residente, in particolare anziani, pensionati, bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Il progetto prevede la formazione di un gruppo di volontari senior di circa 40 persone che, tramite una programmazione di lezioni e incontri, raccoglierà testimonianze scritte e orali in un racconto strutturato che sarà presentato ai bambini delle scuole attraverso dei laboratori, in cui questi potranno portare il loro contributo al racconto rielaborando con uno degli strumenti multimediali. Lo scopo di tale attività sarà quello di avvicinare le generazioni e anche di far familiarizzare gli anziani con il mondo digitale. Verranno realizzati prodotti quali un album fotografico, un notiziario e una guida turistica. A questa prima attività si affiancherà anche un secondo gruppo di 15 volontari senior che potranno diventare protagonisti del primo momento della vita dello spazio espositivo a Marco Sciocca, come guide di visite guidate alle installazioni d'arte contemporanea e alle mostre, oltre che animatori di percorsi creativi dedicati ai piccoli. La Commissione Congiunta, riconoscendo il progetto una particolare rilevanza culturale, sociale e educativa, approva a maggioranza la concessione del patrocinio gratuito, la promozione dell'iniziativa da parte degli uffici, compresa la pubblicazione sul sito, la promozione del progetto attraverso newsletter e contatti in disponibilità del Consiglio di Zona. Voglio pertanto, che adesso non vedo il Consiglio, approvare l'iniziativa sulla descritta. Thank you.
Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Siamo in votazione del punto trattato, il punto numero 3. Siamo in fase di votazione dell'intero punto, mettiamo dell'intera proposta, mettiamo in votazione, chiudiamo la votazione, presenti 35, favorevoli 35, contrari 0, assenti 0, approvato, mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità, chiudiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 26, contrari 0, assenti 0, approvato. Non funziona. C'è qualche problema? Gli scrutatori ci chiamano, qualche problema? Scrutatori? La presenza, scrutatori. Presidente, mettiamo a verbale il voto. Voto qua. Ma com'era? Teneva schiacciata la allora, positivo o negativo direi. Il meccanismo non dà nessuna criticità in corso, quindi chiedo a ciascuno, eventualmente per le prossime votazioni, se dovesse verificarsi un problema di questo genere, di dirlo subito in modo tale che si dichiara il proprio voto prima di chiudere la votazione. Passiamo al punto numero 4. Se le persone che ho messo in lista mi permettono di leggere il punto numero 4, grazie. Concessione per il patrocinio gratuito all'associazione Centro del Duomo Onlus per la realizzazione di una serie di conferenze da tenersi presso l'auditorio di Viale Grande 19. Il secondo punto invece è stato stralciato. In assenza della vicepresidente procedo con la lettura della richiesta di patrocinio. L'ufficio di presidenza riunitosi in data 24 ottobre ha preso in esame le seguenti proposte. L'associazione Centro dell'Uomo Onlus propone la realizzazione di un ciclo di conferenze da tenersi presso l'auditorio di Galletta Granda sul tema dei valori sociali, morali e spirituali comuni in tutte le regioni. Lo scopo è quello di aiutare l'individuo nella ricerca dell'armonia e a vincere lo stress. Le conferenze sono gratuite e aperte al pubblico. In considerazione del valore culturale dell'iniziativa, l'ufficio di presidenza concede il patrocinio gratuito. Ci sono interventi, vediamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 28, contrari 0, astenuti 3. Approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Siamo in fase di votazione di immediata eseguibilità, chiudiamo la votazione. Presenti 27, favorevoli 26, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto successivo, concessione. Concessione di titolo gratuito di fondo circolare della scuola media Verga di via Asturie, numero 1. All'Associazione Amici della Musica di Cocca per l'attività propedeutica e didattica della pratica musicale con gli strumenti per quanto riguarda l'anno scolastico 2013-2014. La parola al vicepresidente Antonello Consolo. Grazie Presidente.
L'onorevole Consiglio, l'Ufficio di Presidenza, riunitosi il giorno 24 ottobre 2013, ha preso in esame la richiesta presentata dall'Associazione Amici della Musica Bicocca, associazione culturale senza scopo di lucro, per la richiesta di utilizzo gratuito delle aule scolastiche presso la Scuola Media di Viespoli, per la realizzazione di corsi di musica aperti alla cittadinanza. L'associazione, che eroga 27 ore di lezione a titolo gratuito alla scuola, offre anche un concerto gratuito in data e con modalità da concordarsi di musica jazz o classica alla cittadinanza della zona. In considerazione dell'alto valore educativo dell'insegnamento musicale, l'Ufficio di Presidenza concede l'utilizzo gratuito delle aule secondo l'orario e le modalità concordate con la direzione didattica approvato dal Consiglio d'Istituto Comprensivo Sandro Pertini. Voglio pertanto codesto onorevole del Consiglio approvare quanto esposto. No, no, questa, le 5. Mettiamo in votazione la richiesta. La commissione ha fatto le parti di sì, potranno ricominciare con il tempo per avere sport che è quello che si vota. Chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 33, contrari 0, se non 0, approvati. Continuiamo in votazione immediata di esibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 27, favorevoli 27, contrari 0, sono tutti approvati. Passiamo al punto successivo. Parere al rinnovo della rotazione dell'area comunale sita in via Dominzoni senza numero civico, di superficie di 20 quadrati 900, identificata al foglio 96 ma pare 88. La parola è ad uso impianto distributore carburante. La parola alla Presidente della Commissione Casa Rurale di Magno, signora Frigoni. Sì. Io la dottor Delta abbiamo discusso in commissione, se volete mi rivengo la donazione, è un rinnovo di locazione classico senza particolari problemi, con sopralluogo eventuale, non si faccio dei baratti, quindi Presidente, io la dottor Delta, grazie. Mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione, chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 33, contrari 0, astenuti 2, approvato. Passiamo al punto numero 7, parere ex articolo 4 del regolamento per l'assegnazione a privati di aree da disegnare di impianti sportivi e di impianti di rivalsa zonale per la valutazione dell'area esterna del centro sportivo Murat. La parola al Presidente della Commissione Sport Tempo Libero, Gianfranco Tucci. Grazie. Onorevole Consiglio, la Commissione Sport e Tempo Libero, riunitasi nei giorni 26 e 30 ottobre 2013, ha esaminato la richiesta di parere inerente all'assegnazione di aree da destinare a impianti sportivi e impianti di rilevanza zonale prevenuto dal settore sport e benessere dell'amministrazione centrale. In atti, protocollo generale 619066 del 2013, del 27/9/2013. Premesso che nella valutazione della commissione è emersa durante il sopralluogo effettuato il 26 ottobre il gradimento dell'assegnazione di tutto il complesso sportivo ad un unico soggetto. Considerato che la valorizzazione di impianti sportivi comunali, quelli del centro sportivo Murat, deve diventare un obiettivo fondamentale per lo svolgimento di attività sportive da parte della cittadinanza al fine di offrire momenti di aggregazione e svago in un quartiere dove sono presenti, questo genere di strutture.
considerato che la valorizzazione e riqualificazione dell'area sopra citata deve passare attraverso un'adeguata manutenzione affinché il centro sportivo diventi punto di riferimento nel quartiere e non solo. Constatato che, durante i lavori della commissione del 30/10/2013, sono state riprese delle considerazioni emerse durante il sopralluogo effettuato il 26/10/2013 e dalla discussione conseguente si è evidenziato che le considerazioni erano riconducibili essenzialmente a criticità imputabili a una cattiva gestione dell'attività di manutenzione e a una inesistente attività di controllo da parte degli enti preposti. Tali valutazioni sono state condivise dalla maggioranza dei commissari presenti. Preso atto che, a fronte di quanto sopra riportato, si ritiene opportuno evidenziare le seguenti osservazioni che riteniamo debbano essere prese in considerazione in fase di stesura del bando. 1. Verifica del mantenimento del dialetto e di tutte le condizioni che garantiscano la massima sicurezza dei fruitori della palestra coperta di pallacanestro. Esempio, uscite di sicurezza lato campi da tennis. 2. Il retro della palestra viene utilizzato come area parcheggio da autoveicoli di istruttori o personale dipendente. 3. All'interno dell'area non si ritengono sufficienti i posti per parcheggiare i motocicli così come per le biciclette. Si chiede pertanto che rappresentanti della Commissione Sport e Tempo Libero del Consiglio di Zona 9 partecipino alla stesura del bando di gara e alla sua assegnazione. Venga ampliato lo spazio di parcheggio interno per biciclette e motocicli. L'aggiudicatario applichi le tariffe comunali in essere. Tutte le scuole della zona potranno usufruire tutti i giorni gratuitamente dell'impianto sportivo negli sport che verranno praticati a partire dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Le associazioni sportive per persone con disabilità, come centro di uno per disabili della zona 9, potranno usufruire anche loro dell'impianto sportivo gratuitamente dalle ore 9.30 alle ore 12.30 come per le scuole. Per le restanti ore della giornata le associazioni dovranno corrispondere al gestore un costo a tariffe agevolate per le discipline che verranno praticate. L'impianto sportivo verrà concesso gratuitamente per 10 giornate all'anno all'amministrazione comunale e al Consiglio di Zona 9. Le scuole come le associazioni che usufruiranno delle strutture al chiuso a titolo gratuito dovranno coprire le spese di luce e riscaldamento con una tariffa forfettaria. La Commissione, in accordo con le parti, si incontreranno periodicamente per una collaborazione con la Commissione Sport e Tempo Libero del Consiglio di Zona 9. Inoltre, il Consiglio di Zona 9 potrà nominare 3 consiglieri. Ma dove? Pertanto la Commissione Sport e Tempo Libero, a fronte di quanto sopra esposto, ha espresso a maggioranza parere favorevole affinché l'area in oggetto venga messa a bando. Inoltre, si chiede l'inserimento nella convenzione che verrà stipulata successivamente al bando quanto sopra deliberato. Si chiede quindi a questo Consiglio di approvare la delibera così come formulata. Grazie. Grazie. Capogruppo la terza. Grazie Presidente. Allora, sono molto contento del coraggio che ha avuto la commissione, quindi il presidente, diciamo, si è preso questa briga di portarlo avanti, e ovviamente voglio sottolinearlo perché ho visto che non c'era nessun intervento, però è ovvio che col mio intervento corro il rischio di mandare tutto all'aria. Se stai zitto. No, perché io vorrei che il Consiglio di Zona 9 approvi questa delibera in coscienza e conoscenza. In coscienza e conoscenza, perché qui si sta dicendo che il centro sportivo Murat è stato gestito da Milano Sport malissimo,
E quindi, come nelle condizioni che mettiamo ad ogni associazione, ad ogni società sportiva che gestisce qualsiasi centro, se non è gestito come il buon padre di famiglia, se non è tenuto in buone condizioni, la concessione viene revocata. Per cui, perché noi come consiglio di zona dobbiamo tacere queste omissioni che la parte della società sportiva più grossa di Milano, che gestisce le strutture di Milano, vengono perpetrate ogni anno? E i centri sportivi sono tanti, però non è il caso di andare oltre. Quindi l'unica cosa che mi premeva sottolineare era questo, anche perché poi nel sopralluogo che abbiamo fatto ci siamo resi conto che farlo gestire da una seconda società i due campi da tennis e il campo del pallacanestro significa comunque una diseconomia di scala e uno spreco di spazio e di risorse. Quindi quello che il consiglio di zona, quindi dalla commissione, vuole indicare al comune è che il centro sportivo Murat deve rientrare nella sua interezza ad essere gestito e anche ad essere, diciamo, ricostruito e ristrutturato nelle parti che sono state tralasciate in questi anni. Grazie. Signore Ferrario. Grazie Presidente. Facendo parte della commissione ho una perplessità, ho sentito che è condivisa anche con altri consiglieri. Il numero dei consiglieri identificabili in tre sono nomine riferite alla commissione di bando. Mi riservo di intervenire successivamente alla risposta. Presidente Simi, io volevo, anch'io non faccio parte della commissione, ovviamente, ti faccio questa domanda, nel senso che è lodevole alla proposta che viene fatta relativamente a questa serie di punti che diventano essenziali affinché il bando venga fatto con queste caratteristiche, no? Quindi dando la possibilità alle zone, alle scuole di zona di avere gratuità, ai centri anziani di urni, eccetera, eccetera, di avere gratuità e così via. Mi pongo la questione se un eventuale soggetto che partecipa ritenga sostenibile, diciamo così, la quantità di gratuità a cui è sottoposta. Ecco, vorrei capire se è stato valutato, se c'è un equilibrio tra, diciamo, queste quantità di gratuità e i vantaggi economici che uno deve chiaramente poi ricaricare su quelli che ci pagano. Perché il rischio molte volte è che se tu hai molte gratuità, poi alla fine per rientrare nei costi devi aumentare le tariffe di quelli che pagano e quindi magari non dico di fare un punto, ma magari non c'è vantaggio, magari per la deserta, non lo so. Ecco, quindi volevo porre questo problema se nella commissione si è valutato questo. Presidente Caroni. Grazie, mi scuso per non aver partecipato alla commissione, ma ero fuori Milano. No, volevo solo una domanda. Al punto 1, dove si dice tutte le scuole della zona 9 potranno usufruire tutti i giorni gratuitamente dell'impianto, tutti i giorni, cioè tutti i giorni della settimana, compreso il sabato e la domenica, oppure solamente i giorni scolastici? Perché così come è scritto sembrerebbe che anche il sabato e anche la domenica le scuole che volessero utilizzare i vari spazi lo possono fare. Quindi chiedo al Presidente se era sua intenzione utilizzarlo solo nei giorni della settimana o anche negli altri giorni. Se non ci sono altri interventi da parte dei consiglieri, dalla parola del Presidente Cucci. Grazie, parto dall'ultima domanda, ma no, l'intenzione è solo quella durante i giorni della scuola, quindi al limite possiamo metterla giù, possiamo anche modificarla.
perché è ovvio che il sabato e la domenica, che le scuole sono chiuse, non hanno diritto a usufruirlo. Ci sono scuole che il sabato sono chiuse. No, sto dicendo. Comunque, voglio dire. Il problema è quello di garantire le maggiori attività sportive all'esterno della scuola. Faccio l'esempio, con la Comasina c'è un'associazione che va nelle scuole a parlare di sport e poi coinvolge i ragazzi a fare attività sportiva, coinvolgerà i ragazzi a fare attività sportiva praticandola all'interno del campo che verrà costruito. Per cui in questo senso ci deve essere vista questa proposta. Quindi possiamo metterlo solo nei giorni di apertura delle scuole. Se fai una... Per quanto riguarda i tre consiglieri sono come è stato inserito nella Propatria, come è stato inserito nello sport club, gli sporting club di Gran Comasino, lo Sportland, scusate, dello sport, che sono i tre consiglieri che andranno all'interno, diciamo, del comitato di gestione, chiamiamolo così, ma è già staccato, perché sì, ma è un po' ambiguo, non è ambiguo, si chiede pertanto che, allora scusate, si chiede pertanto che è una cosa. All'inizio c'è rappresentanti della commissione sport partecipino alla stesura. All'inizio c'è che i rappresentanti della commissione partecipino alla stesura e all'assegnazione. Poi sotto sta a finire rispetto alle richieste. Ma tre consiglieri non si capisce per cosa nel vogliamo specificare? Non è un problema. Sono questi vostri colleghi. Fai vedere che lo mettiamo dentro, che fuori pago io, togli le mani che fai andare, no? Facciamo anche questo, noi siamo qui apposta, no? Approfittiamo. Volevo invece dire al consiglio che una delle valutazioni che erano emerse anche al mio sopralluogo era quello che, parlando con la referente di Milano Sport che ci ha seguito nel sopralluogo, era stata evidenziata la forte richiesta del gioco del tennis. Ancora oggi, che il tennis non è praticabile, si verificano richieste in abbondanza di persone che vogliono giocare a tennis. Quindi noi non abbiamo specificato e non lo specifichiamo, perché chi si aggiudica il bando poi farà quello che riterrà opportuno, però se dovessero tenere un campo da tennis potrebbero avere anche molti vantaggi. L'altra cosa è che, per quanto riguarda le osservazioni, scusi, consigliere Fregone, cioè io sto facendo di tutto però voglio stare calmo, ma però per favore stia lì un attimo, no, lo so che state ascoltando con una certa attenzione. Volevo dire che rispetto alle osservazioni critiche a Milano Sport o all'assessorato, rispetto ai controlli non effettuati o alla non gestione accurata degli spazi che sono in carico a Milano Sport, non è una novità che da parte mia arrivino certe osservazioni. Io però preciso, come ho già fatto in altre occasioni, sia nel sopralluogo che durante la commissione, che la mia critica alla non curanza della manutenzione o degli spazi o quello che ne consegue non è attribuibile solo ed esclusivamente a questa gestione di Milano Sport. Questa gestione di Milano Sport ha ereditato una malgestione che parte da quando è nata nel 2000. Quindi voglio dire, va bene criticare, io sono fortemente critico rispetto alla gestione di Milano Sport,
ma non attribuisco tutte le criticità a questa gestione dove c'è il presidente Barretta e il dottor Caporali che collaborano per. Io credo che sia opportuno spronare Milano Sport e l'assessorato, non sono amici miei, Fregoni, sono presidente di Milano Sport e so ed è lo stretto collaboratore del presidente di Milano Sport, non sono amici miei, io non ho amici. Bravo, questo è il quindi, io penso che sia giusto spronare Milano Sport e l'assessorato affinché ci siano controlli maggiori. Come ho detto in commissione, lo ripeto qua, io sto aspettando ancora dal mese di maggio l'elenco dettagliato delle richieste che noi possiamo, cioè le richieste della documentazione che le associazioni che hanno in capo gli impianti sportivi devono presentare al nostro sopralluogo. Da maggio a oggi non è ancora arrivato, quindi non ho nessun problema a criticare anche questo, questo modo di fare, però se questo serve anche per spronare e far sì che le cose migliorino, io sono contento, perché questo deve essere l'obiettivo che noi ci poniamo. Grazie. Grazie, mettiamo in votazione. Mettiamo in votazione l'emendamento presentato dal presidente Veroni, che chiede di inserire, si chiede pertanto che a futuro la parola feriale tra tutti i giorni. Quindi potranno usufruire tutti i giorni feriali e gratuitamente. Veroni, non voti. Roberto, non voti. Tu stai facendo votazione dell'emendamento? Chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 33, contrari 0, assenti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'intera delibera. Siamo in fase di votazione per quanto riguarda la delibera. Chiudiamo la votazione. Presenti 94, favorevoli 33, contrari 0, astenuti 1. Passiamo al punto numero 8. Osservazioni circa il nuovo regolamento di inizio. La parola al presidente della commissione Allora, la commissione territorio, a seguito della riunione tenuta su nelle date 14 ottobre, 21 ottobre, ottobre 4 novembre, esaminato il documento denominato regolamento edilizio bozza per la consultazione 15 luglio 2013, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole in merito alle seguenti osservazioni, qui c'è un altro in merito, al testo del documento in oggetto. Premesso che questo Consiglio di zona ha partecipato attivamente alla stesura del piano di governo del territorio, con l'esame del regolamento di edilizio si adegua alla normativa edilizia con urbanistica e pertanto la sua approvazione porterà dei benefici alla città. In quest'ottica collaborativa il Consiglio di zona vuole porre le sue osservazioni nel merito per contribuire al processo di trasformazione delle regole.